Live Social. Ed eccoci qua, cari ascoltatori di Live Social, continuiamo a tenervi compagnia sulle frequenze di Radio News 24 con i nostri ospiti, ovviamente le loro storie professionali. Quest'oggi parliamo di architettura perché qui con me una professionista del settore. Do il benvenuto alla dottoressa Anna Polisano. Benvenuta. Buon pomeriggio a tutti e grazie per l'opportunità. Ecco, intanto io inizierei a raccontare il suo lavoro proprio partendo da quello che le chiede più spesso la committenza. Sì, la nostra committenza fortunatamente è una committenza varia, siamo uno studio multidisciplinare, quindi riusciamo a soddisfare quasi tutte le richieste che ci vengono proposte. I nostri clienti ci scelgono forse proprio per questo, perché noi siamo dei sognatori, insieme a loro riusciamo ancora a sognare e ad alimentare i nostri sogni, e sarei portata proprio a definirla così. I nostri clienti ci chiedono di sognare, soprattutto in questo momento. Ecco, direi che è assolutamente essenziale in questo momento, ma io so che insomma voi lavorate in uno studio che si trova a Catania, nella bellissima Catania direi, e che esistono anche delle pagine social da andare a visitare. La prima è Arc Anna Polisano su Facebook e trovate anche una pagina Instagram digitando arc.annapolisano tutto attaccato, mentre esiste un sito che è www.annapolisano.it e inoltre la trovate sul sito Outs, giusto? Sì, 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 il sito di Outs, sì, sì. Ecco, ma di cosa si occupa lo studio? Che tipo di architettura fate? Allora, nel nostro studio ci occupiamo del progetto nella sua interezza. Siamo divisi infatti in varie sezioni, ci occupiamo sia di oggetti di design che di architettura in larga scala. Fortunatamente col tempo sono riuscita a trovare le figure giuste che potessero dare quella spinta in più proprio per coprire tutti i diversi ambiti. Ho una persona di riferimento con la quale pianifichiamo e decidiamo i processi proprio da sviluppare, diversi capi progetto che poi in base alla loro competenza e dedizione sviluppano le varie idee mie. In sintesi siamo una grande famiglia, questo è importante. Grazie mille a questo punto, dottoressa Polisano, per essere stata con noi. È stato davvero un piacere, insomma, esplorare l'architettura attraverso gli occhi di una professionista. E se c'è qualcuno che vuole salutare, un ultimo consiglio che vuole lasciare, può farlo ora. Allora, io vi ringrazio intanto, mando un in bocca al lupo a tutti, andrà tutto bene, come diciamo sempre, e vorrei salutare il mio team che mi è sempre accanto. Grazie mille, a presto Anna, buon grazie lavoro. Grazie tanto, grazie a voi. E mi raccomando, voi non scappate perché Live Social non si ferma, rimaniamo sempre qui per voi. Live Social.